Non potrà rimanere fuori pagina nelle omelie della messa del Crisma il giovedì santo la lettera del Papa alla Chiesa d'Irlanda sui casi di pedofilia e abusi sessuali commessi da sacerdoti e religiosi. Non può e non credo che debba rimanere a parte. I vescovi delle 226 diocesi italiane parleranno nella messa del Crisma cuore a cuore ai loro più stretti collaboratori, i sacerdoti. Fuorviante e non responsabile il solo pensare che la lettera di Benedetto XVI, scritta alla Chiesa d'Irlanda, sia da considerarsi oltremanica e non quindi indirizzata anche ad ogni sacerdote ordinato al ministero. Punta diritto al cuore, come si suol dire, a quel cuore che è stato profanato e quel cuore malato che ne ha abusato. Il Papa non risparmia nessuno, vescovi, sacerdoti, religiosi, laici, che hanno coperto e oscurato ciò che veniva compiuto a danno dei più piccoli, che il Vangelo ammonisce di non scandalizzare. Quando il vescovo parlerà ai suoi preti nella messa del Crisma, lo farà con cuore e visione cattolica, universale, santa, una, come è la Chiesa. Parla ai suoi preti, che sono nel contempo confratelli nel sacerdozio di quei ministri ai quali il Papa ha scritto e rivolto la sua indicazione. Il bene che un ministro di Dio compie è tanto, ma anche tanto poco raccontato, forse è ben così nella logica evangelica. Il lavoro che un sacerdote compie nelle parrocchie, associazioni, scuole, nelle diverse forme di aggregazione, non è calcolabile. È vero, il bene è più forte del male, e la passione dei ministri di Dio verso i bambini, i giovani, gli adulti, continuerà ad essere rafforzata. Gli abusi e le violenze avvengono anche al di fuori della Chiesa, è vero, ma un uomo di Dio, il sacerdote, è quel faro posto sul tavolo perché faccia luce a tutti coloro che sono nella casa. E quando la fiamma brucia sulla pelle, il dolore si sente. La Chiesa è cattolica e universale alla GMG, in San Pietro, in una cattedrale, in una chiesetta di campagna e nei brividi freddi dei confratelli d'Irlanda e con quei casi anche nel nostro paese. Il balsamo di questo giovedì santo porta con sé dell'amaro. Misericordia e verità si incontreranno. Englaro Benini, il senso morale della vita. Alla luce del sì, i giovani marchigiani a Loreto. Giornata diocesana della gioventù, riflessioni sulla propria interiorità. Il Vescovo alla Domenica delle Palme, realizzate il disegno di Dio. Terminati i Quaresimali 2010 con la Via Crucis cittadina. Il commercio equo nel migliore dei mondi possibili, un convegno all'Emporio AE. In occasione delle giornate per il FAI, apertura al pubblico della Villa Luticau. Bentrovati a questa edizione del TG Web. Torniamo a parlare del caso Englaro. Alcune settimane fa la Sala Verdi del Teatro della Fortuna aveva ospitato Beppino, padre di Eluana, il quale ha portato ai presenti la sua testimonianza sul fine vita. In merito all'incontro pubblico, Luciano Benini, fondatore della Scuola di Pace, ha voluto sottolineare come, credenti e non, tutti abbiamo in noi un senso morale della vita. Per discernere nel quotidiano cosa è giusto fare, il non credente cerca in se stesso le giuste risposte da dare, mentre il credente sa che la coscienza deve essere illuminata dalla parola di Dio. Secondo Benini occorre una legge sul testamento biologico che da un lato consenta a chi lo desidera di rifiutare ulteriori trattamenti medici quando ormai la medicina non può più fare nulla, ma che dall'altra eviti il rischio di abbandonare a se stessi anziani e persone sole. Mercoledì 24 marzo nella Basilica della Santa Casa di Loreto si è svolta la veglia di preghiera per tutti i giovani marchigiani sul tema Alla luce del sì, presieduta da Monsignor Giovanni Tonucci, Arcivescovo di Loreto. Vediamo il servizio che ha realizzato per noi Matteo Itri. Siamo sicuri della nostra scelta? Abbiamo veramente detto il nostro sì? Con questa ed altre provocazioni, Monsignor Giovanni Tonucci, Arcivescovo di Loreto, si è rivolto ai giovani marchigiani radunati in occasione di Alla luce del sì, la veglia di preghiera nella festa dell'Annunciazione di mercoledì 24 marzo, presso la Basilica della Santa Casa di Loreto. Molti santi hanno compiuto la loro scelta da giovani, ma hanno scoperto la vocazione ancora dopo, come Madre Teresa di Calcutta, ha proseguito Tonucci ripercorrendo vite di santi e beati. Non ci sono diverse vocazioni, la chiamata è unica, le risposte possono essere diverse. La veglia si è conclusa con il passaggio nella Santa Casa, a simboleggiare l'impegno di ciascuno a portare la propria testimonianza sulle strade della vita.
Anche nella nostra diocesi i giovani si sono ritrovati per pregare e fare festa. Sabato 27 marzo la Pastorale Giovanile ha organizzato proprio al centro pastorale la giornata diocesana della gioventù, che ha offerto ai presenti interessanti spunti di riflessione. Vediamo il servizio. Si è svolta sabato 27 marzo negli spazi del centro pastorale di Fano la giornata diocesana della gioventù. Presenti all'incontro oltre 150 ragazzi provenienti da tutta la diocesi che dopo un breve momento di accoglienza si sono divisi in gruppi di lavoro per riflettere sulla loro vita e sul loro futuro. I giovani si sono ritrovati assieme dopo la cena di condivisione a pregare con il vescovo nella chiesa di San Cristoforo. Soddisfatto dell'iniziativa Don Steven Carboni, responsabile diocesano della pastorale giovanile, che ha sottolineato come la GMG è stata organizzata proprio al centro pastorale per far sentire i luoghi istituzionali della Chiesa vicini e aperti ai giovani. Realizzare nel quotidiano il disegno di Dio. Questo è stato l'augurio del Vescovo Monsignor Trasarti in occasione della Domenica delle Palme, giornata di riflessione sulla sofferenza. Il servizio di Erika Papetti. Domenica 28 marzo, in occasione della Domenica delle Palme, il Vescovo, insieme a numerosi fedeli, ha preso parte alla processione dalla chiesa di San Tommaso alla cattedrale. In Duomo, Monsignor Trasarti ha celebrato la Santa Messa, ricordando come la passione di Gesù deve davvero trafiggerci il cuore. Nella vita, ha sottolineato il Vescovo nell'omelia, vi auguro di non incappare in giudizi ingiusti e di alleviare le sofferenze di chi vi sta vicino. Domando al Signore che nella quotidianità possiate sempre realizzare il disegno di Dio, per mantenere vivo l'amore e sappiate essere uomini degni di quella fede che ci è stata donata. Con la Via Crucis cittadina sono terminati i Quaresimali 2010 presieduti dal Vescovo Trasarti. Grande la presenza dei giovani e un bel segno di partecipazione delle nuove generazioni. Il servizio di Matteo Itri. A Fano, seguendo il tragitto che dalla parrocchia di San Marco in Sassonia porta alla cattedrale, si è svolta lo scorso venerdì 26 marzo la Via Crucis cittadina presieduta dal Vescovo Monsignor Armando Trasarti, che ha visto confermarsi una grande presenza di pubblico. Questo evento, posto conclusione dei Quaresimali 2010, ha registrato anche un'enorme partecipazione di giovani, che rappresenta un bel segnale di partecipazione delle nuove generazioni alla Chiesa locale. Non dobbiamo essere dei fabbricatori di croci per altri, ha detto il Vescovo, ma farci cirenei che aiutano gli altri a portare la loro fatica. Se custodita, la croce, oltre alla sofferenza e alla solitudine, può darci forza e verità. Il commercio equo nel migliore dei mondi possibili. È stato questo il tema del convegno organizzato dalla Bottega del Mondo di Fano in collaborazione con la Regione Marche e l'Emporio AE. Presenti all'incontro Pietro Raitano, direttore della rivista Altra Economia, il quale ha spiegato le caratteristiche alla base di questo tipo di commercio, e Massimo Mogiatti, presidente della cooperativa Mondo Solidale, il quale, offrendo ai presenti la propria testimonianza, ha illustrato la realtà marchigiana con riferimento alla Carta dei criteri del commercio equo e solidale. In occasione della giornata per il FAI, Fondo Ambientale Italiano, è stata aperta al pubblico Villa Luticau, antica dimora di Ferretto di Cucurano, ora proprietà della Banca di Credito Cooperativo di Fano. Vediamo il servizio. Sabato 27 marzo, Villa Luticau è stata meta di un interessante percorso per numerosi visitatori. La villa, anticamente destinata a parte a residenza di numerose famiglie nobiliari della zona e di famosi tenori e cantanti, tra cui Antonio Giuglini ed Enrico Tamberlic, e parte a servizio dell'azienda agricola, è ora interessata da lavori di restauro e risanamento conservativo. I lavori hanno l'obiettivo di ridonare a questo bene una nuova vita a servizio dei soci della banca e dell'intera collettività, mettendo a disposizione nuovi spazi e aree verdi. Ora diamo un'occhiata agli appuntamenti della Settimana Santa. Giovedì 1 aprile alle ore 10, Santa Messa Crismale in Cattedrale. Alle ore 18, Santa Messa nella Cena del Signore in Cattedrale. Venerdì 2 aprile alle ore 18, Celebrazione della Passione del Signore in Cattedrale. Alle ore 21, Via Crucis a Cagli. Sabato 3 aprile alle ore 22.30, Veglia Pasquale in Cattedrale. Domenica 4 aprile, ore 8.30, Santa Messa presso la Casa Circondariale di Fossombrone. Alle ore 11, Solenne Pontificale in Cattedrale. Per questa edizione è tutto, l'appuntamento con l'informazione torna giovedì 8 aprile.